Ciao a tutti, eccoci qua a registrare un nuovo tutorial. È la fine di agosto, spero voi abbiate passato delle serene vacanze, magari in qualche bella località o in ogni caso, anche se le avete trascorse a casa, comunque che vi siano servite per rilassarvi e rigenerarvi per l'anno che sta per arrivare, l'anno lavorativo e scolastico che sta per arrivare. Iniziamo con il creare questo ciondolo legato a questa collana. Questo perché? Perché dalla lezione numero 5, lezione in cui viene spiegato il punto spirale, che è questo qui, una amica iscritta al canale, Laura, per precisione, mi ha chiesto di realizzare anche, oltre alla collana, anche il pendente, di modo da poter creare proprio tutto il lavoro nel suo insieme. Intanto volevo dirvi che la bellezza di questo punto spirale viene utilizzato sulla collana, mentre per quanto riguarda il ciondolo sono punti normali, classici del chiacchierino, quindi no di dubbi. Se vi piace questo tipo di filato, che è un filato multicolor, vi dico dove l'ho acquistato. L'ho acquistato presso, ecco, questa è proprio la confezione che era all'interno del pacco che mi è arrivato, da Casa Cenina. È un sito molto molto fornito e grazie a loro ho potuto acquistare questo filo multicolor, con cui ho realizzato in un'altra tonalità questa spilla un po' montana, diciamo così. Vi do l'indicazione di come trovare nel sito questo tipo di filato, perché appunto avendo loro tantissimi prodotti potreste perdervi senza riuscire a trovare il prodotto che desiderate. Questa tonalità e non quindi quella in oggetto, ma poi insomma potete cercare tutte le tonalità che volete. Questa tonalità nello specifico io ho conservato i rotolini di carta che avvolgono la matassa, in quanto la matassa vi arriverà in questa consistenza, ok? È il numero 1375 della marca Anchor, vediamo se si vede, comunque ve lo ripeto, 1375 della marca Anchor. È un filato piuttosto grosso, spesso io credo che superi addirittura il 5, che di solito viene utilizzato per questi lavori, perché come vedrete oggi io creerò un ciondolo, quindi un pendente come questo, utilizzando però un filato più sottile, ovvero un numero 8 con un ago da chiacchierino che è il numero 5. Ok, vedrete quindi lavorando che mantenendo gli stessi punti, io vi darò lo stesso numero di punti del pendente, verrà molto molto più ristretto, anche perché con la lavorazione di oggi io vorrei realizzare un orecchino, per cui con un filato più grande riuscirete a realizzare appunto il pendente. Ora partiamo, tanti passaggi li farete da soli, vi spiegherò soltanto il numero dei punti perché altrimenti il tutorial sarebbe infinito. Per cui, ripeto, in questo caso per realizzare un lavoro piccolo, filo di cotone numero 8 e ago da chiacchierino numero 5. In più vi servirà per fare le legature di alcuni punti uncinetto, io utilizzo il numero 4, ovvero l'1.75. Allora, partiamo infilando il filo nella nostra cruna dell'ago e lasciando una coda importante di, diciamo, 1,20 m. Iniziamo il nostro lavoro da questo punto qui. Quindi
creando questo primo cerchio che facciamo insieme. Questo primo cerchio è formato da 3 nodi doppi, un pippiolino, 6 nodi doppi, un pippiolino grande al quale poi si andrà a legare la collana, eccolo questo qui per la precisione, altri 6 nodi doppi, un pippiolino, 3 nodi doppi e poi chiudo. Questo lo facciamo insieme, dopo per il resto lavorerete un po' da soli, per cui 3 nodi doppi. Un pippiolino, 6 nodi doppi, un pippiolino più grande, 6 nodi doppi. Un altro pippiolino piccolo e 3 nodi doppi. Ecco, dovrete avere questo, ve lo allargo bene sul lago così che possiate vedere qual è la proporzione dei pippiolini piccoli e dei pippiolini grandi. Quindi pippiolini piccoli più o meno uguali devono essere ovviamente, e il pippiolino grande centrale che una volta chiuso il lavoro sarà ovviamente più grande per poter poi, come dicevamo, infilare l'attacco della collana. Ora sfilate il lavoro a cappio, ok, le mani un pochino unte. Ovviamente non è tanto semplice avere una coda lunga dopo la cruna del lago, far scorrere. Ecco, arriviamo a questo punto, ci inseriamo all'interno del cappio e chiudiamo in questo modo qui, fermando con un nodo di sicurezza. Quindi dovrete avere più o meno questa cosa qua. Ecco, da questo punto continuo, che sarebbe poi questo punto qui, abbiamo creato questo primo cerchio, continuo il lavoro avviando questo cerchio qui, per cui facendo 3 nodi doppi mi attacco al cerchio precedente, 6 nodi doppi, un pippiolino e 3 nodi doppi. Facciamolo insieme. Allora, sono a questo punto qui, mi posiziono precisamente in questo punto, 3 nodi doppi. Prendo l'uncinetto, mi infilo in questo pippiolino, faccio passare il filo, faccio 6 nodi doppi. Un pippiolino e altri 3 nodi doppi. Ecco, e sfilo il lavoro. Cercando di non fare nodi, ecco, mi infilo dentro il cappio e chiudo. Tiro, tiro, tiro bene e fisso con un nodino di sicurezza.
avrete questo. Allargo un pochino i pippiolini col lago di modo che si possano vedere bene in video. Ecco qua. Quindi dovrete avere questo, il primo cerchio più grande e il cerchio più piccolo. Ora, da questo cerchio più piccolo, lavorate da sole, vi dico i punti. Abbiamo realizzato il primo cerchio, il secondo attaccandoci al primo e siamo arrivati qua, abbiamo chiuso, mettiamo un po' a fuoco, ok? Abbiamo chiuso qui. Bene, a questo punto avviamo con 6 nodi doppi l'archetto, questo archetto, girando il lavoro, quindi arrivati a questo punto giro il lavoro, faccio i miei 6 nodi doppi, fermo con un nodo di sicurezza, rigiro il lavoro e parto con quest'altro cerchio. Questo cerchio sarà formato da 2 nodi doppi, mi attaccherò al pippiolino del cerchio precedente, altri 6 nodi doppi, un pippiolino e 4 nodi doppi. Chiudo con un nodino. Avvio un altro arco, quindi giro il lavoro e creo un arco, questa volta da 8, formato da 8 nodi doppi. Fisso con un nodino, giro il lavoro e creo questo altro cerchio. Bene, questo altro cerchio è formato da 8 nodi doppi, un pippiolino in realtà che non creerà e non creerete perché si attaccherà al pippiolino precedente, quindi diciamo un attacco. 4 nodi doppi, un pippiolino e altri 3 nodi doppi. Chiudo con un nodo di sicurezza. Scusate, siamo a questo punto. Bene, arrivati qui, creo questo cerchio qua. Spero che si veda bene, uso una matita che forse è meglio. Ecco qua. Creo questo cerchio qui. Per creare questo cerchio, avvio 3 nodi doppi, mi attacco al pippiolino precedente, successivamente 12 punti, 12 nodi doppi, un pippiolino, 3 nodi doppi e chiudo. Ecco che vado a creare quest'altro cerchio che è formato da 3 nodi doppi, mi aggancio al pippiolino precedente, 4 nodi doppi, un pippiolino e 8 nodi doppi e chiudo. A questo punto creo quest'altro archetto, quindi giro il lavoro e faccio questo archetto formato da 8 nodi doppi. Finiti questi 8 nodi doppi, giro nuovamente, quindi nodino di sicurezza, giro il lavoro e creo questo petalo che è formato da, come quello precedente, da 8 nodi doppi, mi attacco al pippiolino, 4 nodi doppi, un pippiolino e altri 8 nodi doppi, scusate, altri 4, cioè 3 nodi doppi. Ho dato tutti i numeri, per cui li ripeto per chiarezza: 8 e mi attacco, 4 e creo un pippiolino, 3 e chiudo. Chiudo in questo punto e realizzo quest'altro cerchio formato da 3 nodi doppi, mi attacco al pippiolino precedente. 12 nodi doppi, un pippiolino e altri 3 nodi doppi e chiudo. Ci rivediamo qua per vedere come sta procedendo il lavoro. Ed eccoci, allora voi siete arrivati a creare questo cerchio grande e dobbiamo ricominciare da questo qui. Fatto col filato più piccolo, come potete notare la differenza è notevole in fatto di grandezza, eccolo qua, dovreste avere un lavoro molto molto simile a questo. Vediamo di inquadrarlo bene, ecco. Quindi adesso realizziamo il cerchio che sta qui. Teniamo presente che da questo punto in poi il lavoro è simmetrico, quindi è lo specchio della parte che abbiamo già realizzato. Per cui io vi spiego come fare questo cerchio e questo arco, poi i punti sono uguali e ci ritroveremo a questo punto qua. Allora, in questo caso adesso dobbiamo creare un cerchietto posizionandoci qui.
Ecco qua. E creiamo 3 nodi doppi. Con l'uncinetto mi aggancio nel pipiolino del cerchio precedente, faccio passare il filo e tiro bene in questo modo qua, ok? E realizzo a questo punto 4 nodi doppi. Un pippiolino e altri 8 nodi doppi. E sfilo il lavoro. Questa telecamera oggi mi dà un po' problemi. Sfido il lavoro a cappio. E mi infilo dentro il cappio. Tiro bene tutto. E fisso con un nodino di sicurezza. Da questo punto in poi, dal momento che state realizzando la parte sinistra, prima abbiamo fatto la destra, adesso state facendo la sinistra, ricordatevi di confrontare prima di chiudere col nodino di sicurezza i passaggi fatti dal lato sinistro, magari anche proprio sovrapponendoli in questo modo, per fare in modo che siano per forza di cose uguali a quello del lavoro fatto dall'altro lato, perché altrimenti viene fuori un lavoro asimmetrico, artistico, ma asimmetrico. Ok, da questo punto continuate facendo l'altra metà. Vi spiego velocemente i punti. Ok, abbiamo chiuso questo cerchio, usiamo sempre la matita, abbiamo chiuso questo cerchio, create questo archetto che è fatto da 8 nodi doppi. Poi arrivate a questo punto, lavorate questo cerchietto che è fatto sempre da 8 nodi doppi, ok? Mi attacco al pippiolino precedente del cerchio precedente, 4 nodi doppi, un pippiolino, 3 nodi doppi, chiudo, poi riparto con questo cerchio più grande, gemello di questo, pertanto avrà 3 nodi doppi, mi aggancio, 12 nodi doppi, creo un pippiolino e 3 nodi doppi, chiudo con un nodino di sicurezza, parto con quest'altro, per cui 3 nodi doppi, mi aggancio al pippiolino di questo cerchio e realizzo altri 4 nodi doppi, un pippiolino e 8 nodi doppi. Chiudo, giro il lavoro come sempre si deve fare per gli archetti e realizzo l'archetto fatto da 8 nodi doppi. Chiudo, giro di nuovo il lavoro e parto con quest'altro cerchio che è formato da 4 nodi doppi, mi aggancio a questo pippiolino. 6 nodi doppi, che è questa parte qui, creo un pippiolino e 2 nodi doppi. Chiudo il cerchio, realizzo quest'ultimo archetto, questo qui che è il fratello gemello di questo che sta davanti, che è formato da 6 nodi doppi. Quindi giro il lavoro, faccio 6 nodi doppi, chiudo l'archetto, rigiro il lavoro e realizzo questo ultimo cerchio. Questo ultimo cerchio sarà creato da 3 nodi doppi, mi aggancerò a questo pippiolino, farò
a questo punto i 6 nodi doppi e mi fermo perché l'aggancio qua lo facciamo insieme.